c'è più che posto. Come il mare, come il sesto, questa volta lo pretendo, perché oggi sarò io. Francesca ha solo 20 anni, ma il suo talento non ci ha messo molto ad esplodere. Nelle scorse settimane ha trionfato al Cantabrianza e oggi racconta quella sua esperienza a Canora con la genuina umiltà di chi sa che successo fa rima con fatica e sacrificio. Mi resta impressa l'atmosfera che c'era dietro le quinte tra tutti i partecipanti, che era più che un'atmosfera, diciamo, competitiva, era proprio amichevole nel condividere la musica, questa passione. Infatti ci siamo ritrovati più volte magari a canticchiare quello che stava cantando la persona in quel momento sul palco. E adesso Francesca Sindona dove vuole arrivare? Vorrei arrivare a fare della musica il mio lavoro, la mia vita, il mio mestiere, quello sì, ma è un sogno che ho da quando sono piccola. Al suo fianco, nella visita a Rete 55, il simpatico Fabio Taormina, voce e volto della kermesse. È una cosa bellissima perché vedi veramente dei talenti che iniziano un percorso che speriamo li porti veramente tanto tanto lontano. Il concetto di spettacolo, secondo te, da questa manifestazione perché viene valorizzato? Ci sembra ci sia comunque la barra dritta sulla semplicità, senza troppo sfarzo, senza troppo arrivismo. Ormai si cerca sempre di esagerare quando si fanno le serate, io ne presento tante a parte il Cantabrian, e devo dire che questa invece ha la formula della semplicità, quindi ci sono veramente ragazzi giovanissimi e lo spettacolo è veramente molto molto semplice, quindi veramente li portiamo a cantare, creiamo un'atmosfera tranquilla, simpatica, anche un po' familiare. Poi ricordiamo comunque che il Cantabrianza rimane uno dei concorsi più importanti della Brianza ormai da 33 anni. Francesca e Fabio condividono anche un'altra avventura prodotta e organizzata dall'infaticabile Dino Angelini, il Jukebox, un viaggio nelle radici della musica leggera italiana eseguita da giovani talenti. Allora, stiamo preparando innanzitutto la quinta edizione, quindi tra pochissimo registreremo le nuove puntate. Attualmente sempre sulla vostra rete stanno andando in onda le repliche e il bello di questa trasmissione è che sono ragazzi giovanissimi come lei che ripercorrono gli anni 60, 70, 80, quindi sentiremo le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana ricantata da ragazzi giovanissimi. C'è qualche brano che non conoscevi che ti ha colpito particolarmente negli ultimi tempi? Ma sì, i brani ce ne sono tantissimi, anche perché mi sono informata ancora di più sulla nostra storia della musica del nostro paese e ci sono artisti che magari non conoscevo e che ho iniziato a introdurre nel mio repertorio in questi giorni proprio.